qui con Corrado Fortuna, che è protagonista di Faceboom, questo film Instant Movie. Cosa ci racconti di questa esperienza? Come puoi ridire Instant Movie? Instant Movie. Cosa ti posso dire? Che un Instant Movie è la cosa più esaltante in assoluto, è proprio questa. Cioè, il fatto di fare un film che in 2 mesi viene pensato, scritto, girato ed è pronto, è una cosa che con i tempi pachidermici del nostro paese è assolutamente rivoluzionario, e quindi già per questo non si poteva fare a meno di partecipare a questo film. Come ti senti ad essere ospitato dal MIF Award? Felicissimo, non si vede? Instant Movie, come la percepisci la città di Milano aperta al cinema? Ma innanzitutto sono molto stupito, perché quando siamo usciti alla stazione ho visto il cielo, è la prima volta quando frequento Milano. Cattivo. Sì. Dunque, il nostro episodio, per non dire troppo, posso dire che racconta la storia di un povero Cristo, il quale il giorno della festa del suo addio al celibato viene fotografato di fronte a un paio di tette gigantesche. Questa fotografia viene taggata, come si suol dire, su Facebook, e questo tag, maledetto, da cui il titolo, abbiamo originalissimi, rovinerà probabilmente il suo matrimonio il giorno dopo. Sono tette felliniane? Sono tette decisamente felliniane. Brava. Cosa vuol dire Instant Movie? L'Instant Movie, tutti pensano che sia un film a low budget, non è vero. L'Instant Movie non è un film che viene fatto così tanto per farlo. L'Instant Movie è un film che ha fatto parte della cinematografia italiana, famosa commedia italiana, dove si prendeva spunto da quello che è il momento attuale, quindi istant, l'attuale, l'attualità della società che in quel momento viveva l'Italia, di quella situazione che viveva, e realizzare un film su quelli che sono i pregi, i difetti, i vizi, le usanze degli italiani, insomma di noi italiani. In questo caso poi il bello è che questa cosa non è solamente di noi italiani, perché Facebook è un fenomeno internazionale, un fenomeno planetario, cioè quasi 300 milioni di abbonati, quindi quelli che sono i nostri vizi, ho visto che sono anche i vizi americani, inglesi, francesi, tedeschi, spagnoli. Il film è venduto in Spagna, il film è venduto in Germania, è venduto in Francia, quindi è un film che ha una corrispondenza anche un po' in tutta Europa. Vediamo quello che succederà a Cannes, dove noi siamo in proiezione sulla Croisette, vediamo se veniamo fuori. E in termini di produzione che cosa vuol dire Instant Movie? Instant Movie è... questo film ha bisogno di essere girato, realizzato velocemente per essere sul mercato adesso, come io speravo, cioè ancora in stagione, i primi di maggio. Instant perché poi comunque abbiamo girato tutto quanto in una settimana. Non è che abbiamo girato il film in una settimana, noi abbiamo girato con 8 troupe in una settimana, come se fossero state 8 settimane di lavorazione. Quindi abbiamo avuto 8 direttori della fotografia, 8 registi, 8 costumisti, 8 truccatori. 8 arredatori, 8 scenografi, 8 location manager. A un certo punto, durante la settimana di riprese, noi avevamo 429 persone in busta paga. Che... come aver fatto 8 film. È come aver fatto un film in 15 settimane, sì. Diciamo, poi siamo stati veloci, i registi sono stati bravi, le nostre truppe sono fantastiche, il nostro reparto di produzione è bravo, siamo esperti. I'm your food man, that's what I am. I'm here to whatever I can. Facebook, quelle cose dove io mi perdo, perché è successo che mi avevano scritto dicendomi che avevano fatto dei fans club, infatti ne ho 4 o 5 che non so più come nascono, e non riuscivo a entrare. Allora il figlio, il nipote, la figlia mi hanno creato questa cosa e io ho accettato un po' di amicizie, solo che in 2 mesi ho superato le 4.000. Adesso sono 4.000 più 4.000 in attesa e non rispondo più, faccio di quelle figure. Protagonista.
stata un'esperienza assolutamente divertente. Immaginati. Dai, di la verità, no. Dire le solite che sono. No, insomma, devo dire. Tutti tranne te. No, no, che siamo divertite perché immaginati 8 registi, 8 set diversi, un sacco di attori. Insomma, non tutti sono simpatici attori, come Corrado Fortuna, però insomma, devo dire che insomma, ce n'è alcuni belli e bravi come Andrea Bosca, come Sartoretti, insomma. Qual è la particolarità di questo film? Lei è di Bergamo, l'avete capito? Come, scusa? La particolarità o l'unicità di questa esperienza? È che siamo tutti bravi attori. O che ci ha fatto recitare come attori che stimavamo ma che non riuscivamo mai a incontrare in altri lavori e quindi tipo come due. Facebook ci ha messi tutti insieme. Tipo dinne due. Voi siete tutti iscritti a Facebook? Sì, sì, diciamo quasi tutti. Qual è la relazione tra Facebook e il cinema? In questo caso è abbastanza forte la relazione, abbastanza stretta, insomma. Pregnante, bravo. Adesso rifacciamo tutta la stessa intervista, ma lei parlerà in bolognese. Siete contenti di essere al MIF Award? Come percepite questo festival? Sì, siamo... Sì! Molto interessante. Potete salutarci in camera con quello che volete. In camera... Al MIF Award. Guardate il film, ciao. Cercateci su Facebook e scriveteci. Ciao MIF Award. Grazie. Complimenti per il modo in cui proponi questa domanda, protagonista no, ma uno dei tanti protagonisti, perché la vera chicca e novità del film è il fatto che non si tratti di un film ma di 7 microfilm all'interno di un film, quindi sono tanti piccoli film all'interno di un... Qual è la tua storia, quella che tu interpreti? Io sono un amico che sembra all'inizio aiutare l'amico nel preparare l'addio al nubilato in prossimità del suo futuro matrimonio. In realtà poi vedremo che sarà questo maledetto e dannato strumento, quello, il mezzo internet, la rete, per punire e storcere dei soldi alla famiglia del povero amico. Non si è capito un cazzo di quello che ho detto, colpa dei mojito che abbiamo bevuto in quel bar, sai? Per questo buona visione a tutti. Comunque un film girato in tempi cortissimi. Com'è stata per te l'esperienza come attore in questo film? Per me è stata semplicemente molto simile alle altre, nel senso che uno prepara prima il lavoro, quindi arriva sul set con le idee ben chiare su quello che c'è da farsi. E è sicuramente un'esperienza fantastica, perché se il film dovesse poi riuscire... viene praticamente palesato come è possibile oggi produrre un buon film con dei tempi che sono ristretti e senza spendere troppi soldi, no? Quindi potrebbe essere davvero l'inizio di qualcosa di nuovo, il fatto che si può fare del cinema senza investire milioni di euro. Per cui pensi che questo rappresenti un film del futuro? Film del futuro? No, però un film attuale. Attuale? Sì. Buon mojito a tutti. E cosa pensi del MIF Awards? Sei contento? Sì, grazie per l'ospitalità, e conosco ancora poco il festival, ma leggo brochure su brochure e quindi sarò sempre più informato. Sai che è un festival internazionale? Assolutamente, ho visto per esempio i candidati e le candidate, per cui nomi di tutto rispetto, e fra qualche mojito potrò spiegarvi ancora meglio. E allora buona visione. Grazie. Vuoi salutare il MIF Awards? Sì, io vi saluto e buon mojito a tutti. Grazie. Ciao.